Lui è un ingegnere, io lo vedo come ingegnere. E qui è Luigi Marzorati. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, sono contento di questo invito che ho fatto Gianni, ma ha anche dato una sorta di linea guida, no? Quella del tema del congresso di quest'anno, che è valore lavoro, e lui mi ha dato suggerimento di venire a parlare, perché mi è stata fino adesso un'esperienza sportiva, prima sicuramente di quella ingegneristica, ma fortunatamente ho avuto l'opportunità di fare di laurearmi al Politecnico di Milano, quando ancora il campionato diceva che bravo, no, perché come ho passato il 60 e quindi ho fatto, mi sono laureato nel 78, il campionato i primi tre anni era molto più breve, erano 12 squadre, per cui 22 partite, 5 mesi era finito il cinema, avevo 7 mesi per la nazionale, ma soprattutto per dare gli esami. E quindi sono arrivato a questa laurea che oggi mi consente di guardare il passato con grande soddisfazione, perché ho avuto la fortuna di giocare sia nel campo della nazionale che nei compagni di squadra, che mi hanno consentito di raggiungere anche qualche obiettivo. Abbiamo perso anche tanto, onestamente, però abbiamo vinto anche abbastanza. Abbiamo vinto un'Olimpiade, un campionato europeo, l'83, e quindi, chiaro, con questo, proprio senza presunzione, ma mi ha aiutato parecchio, mi aiuta anche adesso nelle relazioni, per quella che è la mia professione di ingegnere. E quindi io in questo momento mi sento di venire a parlare con me per raccontarvi questa mia esperienza con molta umiltà, sapendo che prima è stato detto gli ingegneri sanno tutti, no, non sono in quella categoria. Sicuramente credo che la maggior parte di noi siamo disponibili a imparare parecchie cose. E quindi io ho avuto questa fortuna, per cui vabbè, sono giocato 23 anni nel campionato di Serie A, il campionato italiano, ho avuto la fortuna di giocare anche delle manifestazioni internazionali, anche con la nazionale, e uno dei concetti più importanti è stato quello di avere la fortuna di, con sempre un club o un vertice nazionale che ci ha sempre posto degli obiettivi ben precisi, e soprattutto la fortuna, come dicevo, di aver avuto dei compagni talentuosi con una disponibilità a costruire la squadra, per cui quello che mi sono permesso di così presentare è dire il parallelismo nel fare squadra nello sport e nella professione di ingegnere. Allora, ho messo giù un piccolo campo, metacampo di basket, dove ho messo la nazionale dell'83, quella che ha vinto la medaglia d'oro ai campionati europei, senza venire. Senza entrare in polemica per chi mastica un po' di basket, no? Con la nazionale degli europei di quest'anno è più forte di sempre, sicuramente non si possono fare dei paragoni tra una nazionale che ha giocato 22 anni fa e quella di adesso, che è cambiato, sono cambiati gli avversari, i giocatori sono molto più prestanti fisicamente. La differenza è che noi abbiamo vinto l'europeo, questa no, punto. Adesso i giocatori in campo abbastanza casuale, ero il quintetto base, quindi con Dino Melivite si è conosciuto tutti, Leo Sacchetti, l'allenatore di Sassari, ieri, eccoli là, ieri con gli amici di Sassari, di Cagliari abbiamo gioito, poi vabbè, io casualmente ho un ruolo di playmaker, c'era Antonello Riva, Renato Villarca, coach Gamba, Sandro Gamba l'allenatore, per cui aveva un filo diretto con me. E però era importante l'interazione che io avevo con i miei compagni di squadra. Poi abbiamo messo in panchina Giardi, Brunamonti, Costa, Vecchiato, Caglieri, Stonuzzi e Buonamico. Allora, perché mi è servita questa esperienza? Perché noi adesso stiamo lavorando come studio, assieme a un gruppo di ingegneri di Milano, sull'efficientamento energetico degli impianti sportivi. In che modo? Andando a monitorare i consumi eccessivi di energia elettrica, mettendo un apparecchio sul contatore e monitorarlo all'infinito per sapere dove sono eventuali eccessi di consumo o anche sprechi,
E questo è importante per partire poi a mostrare al cliente quali potrebbero essere le scelte, dopo aver fatto questa diagnosi, per migliorare la situazione con i tre obiettivi: abbassamento dei consumi, quindi risparmio, abbassamento delle emissioni e ovviamente mantenendo, cercando di migliorare il comfort della struttura, no? Nel caso specifico, ecco, abbiamo fatto, questo è una foto del golf di Carimate, dove nel campo pratica, dove già abbiamo ipotizzato un miglioramento di illuminazione attraverso i LED, c'è un campo, e sul campo da golf, l'irrigazione, piuttosto che il drenaggio in bunker, dove Mapei, che tra l'altro sponsor qui, ha una soluzione importante, non sto adesso a dirvelo, dei pannelli solari per quanto riguarda la piscina, piuttosto che dei fotovoltaici per illuminare i campi da tennis, e in clubhouse ce n'è di roba, perché tra spogliatoio e ristorante noi pensiamo di intervenire sia sulle pompe di calore, nel riscaldamento, nella climatizzazione, nelle batterie dei calcio. È un'ipotesi che adesso stiamo monitorando e credo che sia un aspetto molto importante per proprio analizzare prima ancora di intervenire operativamente. Allora, questo ve l'ho mostrato perché, torniamo ancora al campo di basket, credo che più o meno abbiamo al posto del coach il committente, che ovviamente ci controlla e ci dice come bisogna fare le cose, abbiamo un project manager che deve interferire con i vari ingegneri nel campo, il dominio tecnico, elettrotecnico, idraulico, strutturista, chimico, abbiamo messo giù una serie di competenze degli ingegneri che credo sia importante per raggiungere questo obiettivo. Per raggiungere gli obiettivi sicuramente ci sono alcuni aspetti, no? Allora, l'organizzazione del ruolo, come giocatore avevamo il presidente, una società molto ben fatta, elastica, presidente, general manager e allenatore, il presidente che decide e quindi mantiene gli impegni sicuri economici con la struttura, il general manager che deve scegliere la squadra e coordinare l'organizzazione, allenatore dal punto di vista tecnico e credo anche per lavoro, quello che abbiamo visto bene, dal ruolo, l'importanza che non ci sia confusione, proprio rispettando i ruoli di ognuno. Sicuramente il migliorare singolarmente è la cosa più importante, perché quando faccio allenamento, prima ancora di pensare alla squadra, c'era un programma dove si lavora sui fondamentali individuali e poi fondamentali di squadra. E migliorare individualmente è una competizione importante anche nella nostra professione, per poter poi andare nel gruppo a portare l'esperienza, perché quello di avere delle motivazioni in ogni singolo attore è fondamentale. Vado veloce, vedo che il tempo è tiranno, per cui quello di migliorare sicuramente, saper lavorare in gruppo e soprattutto con una competizione interna. L'altra slide è quella di adeguare i propri talenti, accettare i suggerimenti, ascoltare gli altri, avere una serenità all'interno del gruppo e un rapporto di fiducia reciproco. Ecco, qui è importante il valore della persona che sa fare squadra, perché fare squadra vuol dire avere sempre la disponibilità e le motivazioni, saper essere un esempio, avere una responsabilità sia nel bene che nel male all'interno del gruppo, valorizzazione della diversità, l'organizzazione del lavoro. In sintesi, ho tirato fuori queste 5 S per ottenere risultati, che sono quello di avere giustamente una squadra, avere uno scopo o degli obiettivi da raggiungere singolarmente e come gruppo, degli stimoli o motivazioni, disponibilità a questo punto al sacrificio, perché senza far fatica fino adesso la vita mi sembra che non sostiene niente, e soprattutto saper creare una struttura. Grazie, buon lavoro a tutti.